le ricette di zia Franca. Oggi prepariamo insieme gli struffoli al cioccolato. Classici, solo con l'aggiunta di cioccolato nella glassatura. È un dolce che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole per le feste natalizie. E quindi vi invito a guardare questo video e a prepararvi al più presto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora guardiamo insieme come si prepara. Su un piano da lavoro mettiamo la nostra farina, pratichiamo una piccola fontana, iniziamo a versare l'uovo intero, il tuorlo, lo zucchero, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di limone di arancia, il burro morbido e cominciamo a impastare questi ingredienti all'interno. Io sto usando il cucchiaino, voi potete usare anche una forchetta. Sciolto il burro, aggiungiamo il liquore. Potete usare qualsiasi tipo di liquore che vi piace. Questa è la strega, però potete usare il rum o l'anice, quello che più vi piace. Adesso aggiungo la polvere lievitante e piano piano comincio a tirare la farina. Fatto assorbire tutto il liquido, continuiamo con le mani a impastare. Impastiamo fino a ottenere un panetto liscio e morbido. Ed ecco qui, il nostro panetto è pronto. Bello liscio e morbido. Ecco qua. Adesso lo lasciamo riposare per 5 minuti, di modo che si rilassa la pasta e diventa molto più morbida. Quindi io la copro un attimino per non farla seccare. Mettiamo un canovaccio sopra, ecco qua, così, e lasciamo per 5 minuti. Il tempo è passato, infatti il panetto si è ammorbidito. Ok, allora adesso andiamo a tagliare i nostri struffoli. Quindi cominciamo a prendere un pezzetto e cerchiamo di fare dei filoncini lunghi e il più sottile possibile, però questo è sempre a vostra discrezione, se vi piacciono più grandi o più piccoli. Il filoncino, ecco qua, vedete? A un certo punto si può anche spezzare, ed ecco qui, il nostro filoncino è perfetto, non è né troppo grande né troppo piccolo. Facciamo la stessa cosa, quindi ne facciamo più di uno e mettiamo tutti così.
e poi con un tarocco o un coltello andiamo a tagliare. Io preferisco questo perché faccio più in fretta, vedete? Quindi vado a spezzettare in questo modo. Ed ecco qui, prendiamo i nostri, diciamo, sembrano degli gnocchetti e li mettiamo su un vassoio, ok? Non abbiate paura se si attaccano, perché poi nell'olio si staccano. Ecco qui i nostri struffoli sono pronti. Ho messo dell'olio in una pentola capiente, olio abbondante, e sto portando la temperatura dell'olio a 160 gradi. Come vedete, ci siamo quasi, ecco qua, 158. Ok, allora mettiamo gli struffoli dentro un colino e andiamo a versarli all'interno un po' alla volta, naturalmente. Come vedete, cominciano a staccarsi, come ho detto prima. Non vi preoccupate, perché si staccheranno tutti. Eccoli qua. E adesso aspettiamo che diventano dorati e poi li andiamo a scolare. Come possiamo vedere, i nostri struffoli stanno prendendo colore. Belli, proprio belli. Si sono staccati tutti. Un altro minutino e sono pronti. Ok, andiamo a scolare gli struffoli. Come sono belli dorati, eh? Ok. Li mettiamo in una ciotola con un po' di carta assorbente e teniamoli da parte. Adesso sto facendo le altre gettate di struffoli. L'olio comincerà a schiumare, cioè praticamente l'olio comincerà a schiumare. Quindi io adesso vi svelo un piccolo segreto come fare per non far fuoriuscire l'olio, ok? Guardate attentamente. Come potete vedere, ho messo sempre all'interno del colino gli struffoli, però in questo caso io non vado a gettarli nell'olio, ma con il colino cerco di mettere giù. Ed ecco qui che, come vedete, comincia a schiumare, come ho detto prima, vedete? Ecco, a questo punto, se noi non facciamo qualcosa, comincerà a fuoriuscire tutte queste bollicine di olio. Allora che succede? Io cosa faccio? Con il colino, che non muovo, lo tengo su, alzo un attimo e li metto giù, vedete? E in questo modo, ecco qua. Questo poi succede un po' all'inizio, poi con la cottura più verso la fine comincia a sfumare, e quindi facciamo così, vedete? Adesso, vedete, possiamo fare così, in questo modo. L'importante è alzarli dall'olio, altrimenti fuoriuscirà tutto. Adesso comincia a sfumare, vedete? Ecco qua. Ed ora prepariamo la glassa al cioccolato per glassare i nostri struffoli. In una padella o un tegame andiamo a versare la panna e la facciamo scaldare. Come appena vediamo che cominciano le prime bollicine, la panna è pronta. Come vedete, le prime bollicine, eccole qua. Io vado a inserire il cioccolato fondente che ho precedentemente spezzettato e quindi vado a sciogliere il tutto. Fuoco basso, mi raccomando, e aspettiamo che si scioglie.
Nel frattempo vado a grattugiare un po' di scorza di arancia che metterò all'interno, quindi andrò a profumare il cioccolato con l'arancio. È un ottimo matrimonio. Continuo a mescolare e a far assorbire la panna. Ed ecco qui. Mi raccomando, fuoco basso, eh? Spengo la fiamma e trasferisco la padella qui sul tavolo. E a questo punto vado a inserire tutti gli struffoli. E poi piano piano andiamo a glassare. Ho preparato un vassoio, adesso io metterò al centro questo coppa pasta per far sì che non si chiuda il buco centrale. Ed ora vado a sistemare gli struffoli intorno alla coppa pasta, così. Sistemato gli struffoli sul piatto da portata, non ci resta che decorarli con i classici confettini colorati. Amici carissimi, questa ricetta è terminata. Io vi aspetto alla prossima e spero che sia stato di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale se vi piace e commentate. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.